buonasera, ben ritrovati con l'informazione. Apriamo con una notizia di cronaca, l'epilogo del fatto di sangue accaduto ieri sera a San Severo. Si è conclusa la latitanza del quindicenne sospettato di aver ucciso ieri sera a coltellate un 17enne. Il ragazzino si è presentato in questura a Foggia per costituirsi, secondo le prime informazioni avrebbe agito per futili motivi. Sabato scorso, infatti, ci sarebbe stato un primo diverbio tra i due. In quella circostanza il presunto assassino avrebbe minacciato di morte il 17enne. Il delitto, stando alle testimonianze raccolte, sarebbe maturato per vicende passionali. Alla base, infatti, una presunta gelosia per la fidanzata della vittima. La tragedia si è consumata ieri sera nei pressi dell'abitazione del giovane. Il 17enne, dopo essere stato colpito con un fendente al fianco, ha percorso sanguinante alcuni metri prima di accasciarsi al suolo. Inutile il trasporto in ospedale, dove è giunto cadavere. Slitta ancora al 10 ottobre l'udienza preliminare nell'ambito del procedimento contro il presunto giro di tangenti a Palazzo di Città. Parliamo sempre di Foggia. La GUP, ben ci venga, scioglierà le eccezioni sollevate dalla difesa degli imputati e deciderà per il rinvio a giudizio. Fabrizio Sereno ha intervistato i legali dell'ex sindaco Landella all'uscita dall'aula di Corte d'Assise. Sentiamo. No, non è nuovamente tutto rinviato. Oggi abbiamo discusso alcune delle questioni preliminari all'installazione di un processo nelle forme corrette. Abbiamo sollevato le questioni attinenti alla disabilità delle captazioni ambientali a mezzo Trojan. Il collega si è illustrato la questione, come vi dirà lui meglio di me, sulle intercettazioni telefoniche. Gli altri colleghi hanno sollevato altre questioni anche sulla tenuta del capo di imputazione, sulla regolarità dell'imputazione stessa, e adesso attendiamo che il giudice decida se riservate per la sua udienza, perché sono questioni abbastanza complesse che abbiamo illustrato non solo in udienza, che è durata varie ore, ma anche in memoria che abbiamo depositato. Pensare che non è tutto così scontato, ecco, l'esito di questo procedimento. Ci sono delle questioni di natura formale e sostanziale che doverosamente abbiamo sottoposto all'attenzione e alla valutazione del giudice, questioni che attengono innanzitutto alla, per quanto ci riguarda, inutilizzabilità delle intercettazioni, così come alla inutilizzabilità del Trojan, insomma questioni evidentemente procedurali di diritto sulle quali il giudice naturalmente si è riservato e scioglierà alla prossima udienza, comunicherà la propria decisione. Qual è l'umore degli assistiti? Devo dirle, per quanto riguarda la mia cliente, il mio, la signora, la donna e anche il marito, loro vivono una condizione di grande tristezza, devo dire, perché non solo i fatti di cui sono accusati, loro si ritengono assolutamente innocenti, ma molto ha influito sulla loro condizione di tristezza il clamore mediatico che c'è stato in questa occasione e che in parte continua a esserci. A Foggia, rimaniamo sempre nel capoluogo, l'ultimo caso che ha suscitato polemiche contro i commissari straordinari del Comune e riguarda la nomina dei nuovi componenti dell'organismo di valutazione. Ce ne parla Lucia Piemontese. Si acuisce ulteriormente la già grave frattura esistente al Comune di Foggia tra la Commissione straordinaria e la Tecnostruttura. L'ultima decisione che sta provocando mugugni e perplessità, trapelate anche all'esterno di Palazzo di Città, riguarda la nomina dei nuovi componenti dell'organismo indipendente di valutazione. I commissari hanno scelto come presidente il 42enne Michele Ariano di Torremaggiore, poi c'è la 45enne commercialista Rosa Maria D'Amore di Cava dei Tirreni, e infine la 57enne biscegliese Maria De Filippo. Immediatamente sono sorte polemiche per il fatto che Ariano, che non è un dirigente ma è un funzionario, un ragioniere del Comune di Lesina, dovrà valutare dirigenti dell'ente capoluogo, come di Cesare affatato. Ariano ha avuto molti incarichi nella propria vita, è stato anche al Comune di San Nicandro, oggi siede nella Commissione Tributaria Regionale, sede staccata di Foggia,
e quanto ad organismi di valutazione si è occupato di enti estremamente piccoli che nulla hanno a che vedere con un comune capoluogo che ha 529 dipendenti. Quanto ad Amore, c'è un rapporto di precedente frequentazione e conoscenza con la segretaria generale D'Ambrosio. Le due hanno lavorato insieme nel 2021 nel commissariato comune di Afragola. Infine, la De Filippo è stata segretaria generale della provincia BAT, fu intervistata dall'Espresso nell'inchiesta Le mille poltrone di Barletta e oggi è funzionaria di Arca Puglia Centrale. Voltiamo pagina, agenda lavoro, presentata a Bari la programmazione regionale per circa 80 milioni di euro per favorire e sostenere formazione e inserimento occupazionale non solo riservato ai giovani. Sentiamo l'intervista all'assessore regionale Sebastiano Leo. Queste misure straordinarie che sono rivolte, diciamo, ai più fragili, sono rivolte, diciamo, agli studenti, sono rivolte ai cassi integrati, insomma abbiamo davvero delle misure straordinarie, abbiamo collaborato con le famiglie, abbiamo collaborato con gli enti di formazione e quindi questo è un risultato straordinario, più di 80 milioni e questo chiaramente è, diciamo, un preludio alla nuova programmazione, perché questo impegno vanno sempre sulle risorse del porro vecchio e quindi, diciamo, stiamo per costruire davvero un'agenda del lavoro straordinaria, quindi continueremo ad impegnarsi per la formazione, per la scuola, per i cassi integrati, insomma per le donne, insomma davvero per tutto il territorio. Abbiamo misure che, come dire, sono in qualche modo frutto, diciamo, di un percorso e di esigenze del nostro territorio, delle imprese, e quindi siamo davvero contenti. Quindi abbiamo misure che vanno dai corsi brevi, Work in Puglia, appunto ai voucher educativi dello 03, una nuova misura Puglia Scuola Più, più inclusione, più formazione, più scuola, ancora una misura sui punti cardinali, quindi hub di orientamento che camminano sulle gambe delle amministrazioni locali, sblocchiamo la misura della cassa integrazione a zero ore per le aree complesse e immaginiamo infine un accordo con la nostra agenzia innovativa Arti, che ringraziamo per il supporto fornito ad Agenda per il Lavoro, che consentirà di proseguire questo programma in attesa di condividere con gli stakeholder, le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, la scrittura dell'Agenda del Lavoro 21-27. Si è inaugurato a Foggia la presenza del vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, il nuovo circolo cittadino del Partito Democratico intitolato a David Sassoli. Fabrizio Sereno. Chi era David Sassoli nel ricordo dell'onorevole Picerno? Sicuramente David era un padre rifondatore dell'Europa. Noi abbiamo avuto tanti padri fondatori e madri fondatrici importanti, italiani assolutamente fondamentali, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, insomma solo per citarne alcuni. E poi abbiamo avuto dei padri rifondatori, tra questi David Sassoli, coloro i quali cioè hanno rifondato l'Europa in un momento di grande difficoltà. Quindi David è stato essenzialmente questo ed è stato colui il quale è riuscito ad abbattere quella distanza profonda che si era creata tra l'idea dell'Europa, la sensazione che i cittadini e le cittadine italiani avevano dell'Europa e le istituzioni europee stesse, perché finalmente il Parlamento europeo è diventato con lui la casa delle cittadine e dei cittadini europei. Ma oggi apriamo un circolo a pian terreno, vicino ai cittadini, vicino al territorio. Noi ne abbiamo sempre avuto circoli territoriali. Ci sembrava opportuno fare un'inaugurazione di questa sede che fosse ispirata ai principi anche dell'europeismo, cioè di una città che non vuole continuare ad essere l'ultima in classifica, ma che guarda alle sue potenzialità e guarda quanto di grande e bello c'è davanti. E quindi c'è la necessità di fare in modo che venga fuori una classe dirigente che ha come primo obiettivo quello di scaricarsi l'onere di ridare ciò che merita.
Dai 420 di 6 anni fa sono ridotti a 70 i cani ospitati nel canile rifugio comunale di Foggia. La struttura di via Manfredoni ha già dichiarata inagibile e versa in uno stato di totale degrado, dove gli operatori dell'associazione a largo raggio continuano a garantire accoglienza e cura ai cani. Vediamo il servizio di Daniela Corfiati. Una settantina al momento i cani ospitati nel rifugio di via Manfredonia, una struttura fatiscente e pericolante, già dichiarata inagibile a seguito di sopralluogo dei tecnici del comune e dell'ASL. Qui cani ed operatori non ci possono più stare, eppure non esiste al momento un'alternativa che possa svuotare definitivamente l'ex macello. L'associazione a largo raggio da 2015 gestisce il canile che fu preso in consegna con 420 esemplari, ben oltre la quota di 200 stabilita per legge. Operatori e volontari sono riusciti con una campagna di adozioni a tappeto a ridurre sensibilmente gli ospiti, con tutte le difficoltà del caso, con una retta di circa 10.000 euro al mese, a copertura della retribuzione dei 4 dipendenti, coadiuvati da 7 volontari, dei costi per mangimi, farmaci antiparassitari, delle cure mediche in caso di analisi ed interventi di chirurgia che vengono effettuati a pagamento presso centri veterinari privati, oltre alla manutenzione dello spettrale rifugio. Nonostante le ripetute richieste di incontro per trovare un argine alle criticità, i commissari a Palazzo di Città non hanno mai risposto. Nel 2021 il bando per l'affidamento della gestione del canile è andato deserto, come i precedenti. Ritenuti insufficienti 591.300 euro di importo a base di gara al ribasso per un'aggiudicazione di 3 anni a carico di un soggetto privato che deve disporre di una sua struttura. Nessuno si è fatto avanti, troppo onerosi i servizi a norma di legge per il benessere degli animali da custodire, a cui si sarebbe dovuto affiancare anche l'attività di ricovero e cura dei gatti randagi. Intanto da 10 mesi, con un provvedimento della dirigente Salvemini, tutti i cani senza padrone che vengono individuati sul territorio di Foggia devono essere trasferiti a San Severo e affidati all'ENPA. Una scelta contestata da associazioni di animalisti, che però è stata prorogata di altri 3 mesi fino a settembre, per un impegno di spesa di 17.500 euro. Crisi delle sale cinematografiche, più in generale del cinema, a quanto pare gli incassi sono sempre più ridotti, ma c'è anche un cambio delle abitudini dopo i 2 anni di pandemia, ma sotto accusa ci sono anche le piattaforme online, per cui il cinema si può vedere tranquillamente anche da casa. Mauro Pitullo. Cinema in crisi? Assolutamente sì. Gli italiani dopo il Covid-19 non tornano nelle sale cinematografiche, così mentre i ristoranti sono spesso affollati, i concerti live registrano continuamente sold out, i cinematografi denunciano una crisi di presenze e di incassi che sta assumendo caratteristiche oggettivamente inquietanti. Secondo recenti dati Cinetel, infatti, nel solo mese di maggio 2022 si sono incassati 25,7 milioni di euro, corrispondenti ad un meno 46,6% rispetto al 2019. Le cause? Tantissime. Il momento è estremamente delicato, come ribadito all'attacco da Francesco Cicolella, titolare degli omonimi cinema. Le sale vengono spesso aperte anche per sole 2 o 3 persone. Sul banco degli imputati, mancanza di film, drastico cambio delle abitudini delle persone che oggi preferiscono guardare i loro beniamini seduti comodamente dalle proprie case. Proprio così, perché le piattaforme online sono il vero colpo di mannaia per i vecchi e buoni cinema, e la colpa è da ricercare anche nella cosiddetta Windows, ovvero quel lasso di tempo che intercorre dal lancio di una pellicola nelle sale a quello sulle varie piattaforme presenti sul mercato. Bene, è tutto con l'informazione, grazie per essere stati all'ascolto, vi do appuntamento domani alle ore 14 in prima edizione con il TG Web del quotidiano L'Attacco. Buona serata a tutti.